Ciao a tutti amici di extremeorder.com, sono io e benvenuti a questo unboxing. Abbiamo con noi le Ozone Onda 3HX, si tratta di un headset da gaming particolare perché è compatibile sia con PC che con Xbox che con PlayStation 3. Vediamo la confezione, nella parte anteriore, tra parentesi, la confezione non è completa, neanche il bundle, quindi manca sicuramente una parte della confezione, ma vedremo dopo il perché. Nella parte anteriore abbiamo un'apertura che ci permette di visionare il driver della cuffia contenuta all'interno, si può vedere praticamente sotto il padiglione laterale e qui sicuramente nella confezione originale si intravede il controller inline che è anche, dovrebbe essere anche la scheda audio delle cuffie. Nella parte laterale sinistra abbiamo alcune caratteristiche tecniche, abbiamo innanzitutto la compatibilità con tutte le piattaforme di gioco, quindi abbiamo PC, Xbox e PlayStation 3, Xbox 360 ovviamente, alta qualità degli speaker, controller inline, amplificatore inline sempre, se possiamo dire così, microfono flessibile e rimovibile, e poi peso contenuto ed ergonomia, diciamo, confortevole, se possiamo dire così. Nella parte posteriore abbiamo le specifiche tecniche prese in modo più approfondito, abbiamo appunto degli speaker da 40 mm con risposta in frequenza tra 20 e 20.000 Hz, impedenza 32 ohm, sensibilità 117 dB e potenza massima in input 100 mW. Come microfono abbiamo un microfono omnidirezionale da 2,2 km di impedenza, 100 Hz, 10.000 kHz la risposta in frequenza, meno 54 dB la sensibilità, e poi lì c'è core length 300 cm, quindi probabilmente la distanza alla quale il microfono riesce a comprendere il parlato. Vedremo meglio poi durante la recensione. Per quanto riguarda la parte superiore della confezione, abbiamo alcune informazioni più generiche, come appunto l'archetto particolarmente imbottito per, come si può dire, massimizzare il comfort, cuscinetti soft touch per lunghe sessioni di gioco, logo Ozone con il LED retroilluminato e microfono removibile. Apriamo la confezione, dicevamo appunto che questa confezione sicuramente non è completa per quanto riguarda il bundle, manca molto probabilmente in qualche forma una parte della plastica interna. Perché? Perché una volta che andiamo a rimuovere la confezione troviamo le cuffie senza, sposiamo un attimino la scatola, senza una parte che le tiene ferme all'interno della confezione. Come potete vedere, questa parte qui probabilmente aveva una parte esterna posteriore che bloccava le cuffie. Manca anche eventuali bande in corredo, ma abbiamo sostanzialmente il tutto qui. Cosa abbiamo? Abbiamo una cuffia, eccola qui, che potete vedere. La parte esterna ha una griglietta che è metallica, che dà un minimo di design al driver stesso, archetto imbottito, estendibile mediante anima interna anche qua in plastica come le altre zone viste precedentemente, cuffie in microfibra se si riesce a notare, purtroppo c'è poco contrasto, ma anche la parte interna, la garza interna, diciamo, che protegge il driver è nera. Microfono removibile laterale, eccolo qua, microfono realizzato completamente in metallo, no, in plastica, abbastanza bello alla vista, bisogna dirlo. E poi è presente una regolazione che permette l'inclinazione dei padiglioni, eccola qui come possiamo vedere, non è possibile ruotarli, però c'è questa regolazione aggiuntiva e poi abbiamo il controller inline. Controller inline che prevede, ecco qua, regolazione del volume, controllo del microfono con relativa inibizione e poi la modalità, si può osservare, che vedremo poi meglio durante la recensione, PC o game, che probabilmente cambierà in qualche modo l'audio in cuffia, magari abilitando un eventuale equalizzatore o un amplificatore come c'è scritto sulla confezione, vedremo poi in seguito. Ovviamente la connessione avviene tramite porta USB, ecco qui, ma è presente anche un jack da 3,5 mm che nel corso della recensione analizzeremo meglio se collega le cuffie o il microfono. Vedremo meglio, aspettate un attimino. Sì, vedremo meglio. Per quanto riguarda la Xbox, qua è previsto un connettore piccolino aggiuntivo. L'Xbox, il microfono viene collegato al controller. Probabilmente qua partirebbe il cavo aggiuntivo per collegarlo
al controller, quindi permette l'utilizzo del microfono. In dotazione non c'è nient'altro, può essere che non era compreso nel bundle come che manca da noi. Nella parte posteriore del controller in line è presente una clip per fissarla eventualmente alla maglietta o a quel che si vuole. Vediamo ancora le cuffie nella sua interezza, il controller nella parte anteriore, il microfono, scusate, nella parte anteriore che è flessibile e regolabile, e poi qui abbiamo un LED che si dovrebbe semplicemente accendere in fase di utilizzo. Nel corso delle prossimi, nei prossimi giorni vedremo sul nostro portale www.extremeorder.com una recensione completa di queste cuffie, analizzeremo gli aspetti mancanti che per adesso non abbiamo potuto chiarire, quindi continuate a seguirci, un saluto a parte dello staff.